come responsabili delle chiese cristiane e delle diverse comunità religiose presenti nella città di Napoli, siamo sgomenti di fronte alle tragiche vicende di questi ultimi giorni, agli atti di violenza terroristica che hanno colpito tanti innocenti per un odio sostenuto con il blasfemo ricorso al nome di Dio. Le stragi compiute con l'abbattimento dell'Airbus russo il 31 ottobre, nei mercati di Beirut il 12 novembre, a Parigi il 13 novembre, lasciano in noi amarezza e sdegno. È la dichiarazione congiunta del cardinale Crescenzio Sepe insieme ai rappresentanti ufficiali delle diverse religioni e chiese presenti a Napoli contro la violenza di matrice religiosa, un duro monito lanciato dal cardinale Crescenzio Sepe. Ascoltiamolo. L'aver preso posizione netta, chiara, da parte di tutti, credo che sia un segnale forte che vogliamo mandare, anche se è limitato alla nostra terra, alla nostra città, alla nostra regione. E questo significa anche sensibilizzare la gente che qualche volta è frastornata da questi episodi, che ecco, non può esistere un Dio terribile, un Dio vendicativo, un Dio che procura sangue. Il credente, per il fatto stesso di essere credente, ha fede in un Dio che è padre, è giusto, è misericordioso e che quindi è per la felicità dei suoi figli. Naturalmente, da questo atto noi vogliamo partire, come ci siamo detti un po' tra noi, in maniera un po' più riservata, vogliamo partire per far sentire un po' più spesso la nostra voce, quindi non solo il 3 ottobre del 2011, non solo oggi 3 dicembre 2015, ma continuare a esprimere il nostro vero sentire di credenti di fronte alle situazioni sociali, culturali, economiche che appartengono alla nostra gente e che quindi appartengono anche a noi che rappresentiamo una fede in un Dio.